Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi volevo fare un approfondimento, un focus sui settaggi del SimuCube 2 su iRacing. All'interno del video troverete tutte le informazioni necessarie per settare al meglio la vostra base volante sul simulatore americano. Anche i possessori di SimuCube 1 troveranno comunque degli spunti interessanti in quanto i due sistemi condividono la maggior parte delle impostazioni software, anche se con una veste grafica abbastanza differente. Ci vediamo alla fine del video con le conclusioni e le considerazioni finali. Partiamo direttamente dalla schermata dei profili e dei settings. Per prima cosa andiamo a creare un nuovo profilo, che potrà essere richiamato rapidamente al momento del bisogno. Per creare un nuovo profilo premiamo il tasto Add e scegliamo il simulatore che intendiamo utilizzare, in questo caso iRacing. Il software ci avverte che per iRacing è consigliabile editare il file app.ini per sbloccare la visualizzazione dei Newton metri all'interno del gioco. Per farlo dobbiamo recarci in Documenti, poi in iRacing e aprire il file app.ini con il blocco note. All'interno del file, nella sezione Force Feedback, cerchiamo la voce Display Linear NM. Modifichiamo il valore da 0 a 1. Una volta creato il profilo, passiamo a settare la forza generale. Su questo aspetto ci sono varie teorie. Io preferisco dare tutta la potenza disponibile nel True Drive e regolare poi la forza in game. Avremo così un force feedback con la più ampia gamma dinamica disponibile. Il consiglio vale per tutti i volanti della gamma SimuCube, anche se ovviamente il valore dell'amperaggio e i newton metri cambiano a seconda che voi abbiate un SimuCube Sport, un Pro o un Ultimate. Passiamo adesso alle impostazioni in iRacing. Vi consiglio di spuntare la casella Use Custom Control for These Cars in modo da avere dei settaggi del force feedback personalizzati per ogni auto. Per volanti con alti valori di forza va flaggato anche Use Linear Mode per avere un segnale force feedback diretto e lineare. Se non flaggato, il software aumenterà le piccole forze e diminuirà quelle grandi, migliorando l'esperienza nell'utilizzo di volanti con bassi valori di coppia. Spuntando invece Reduce Force When Parked, il software diminuirà la forza fornita al volante solo ad auto completamente ferma, limitando eventuali oscillazioni. Non amo particolarmente questa opzione e preferisco tenerla disabilitata per avere un feedback reale delle ruote sull'asfalto anche con l'auto parcheggiata nella piazzola dei box. L'ultima cosa da fare è impostare il valore del Wheel Force, che corrisponderà alla coppia massima sviluppata dal nostro Direct Drive. Con un SimuCube 2 Pro questo valore corrisponderà a 25 Nm, con uno Sport a 17 Nm e con uno Small Mid vecchio SimuCube 1 a 20 Nm. Il Max Force rappresenta la forza del segnale Force Feedback. Come indicato nel True Drive, più questo valore è alto e più la forza è bassa. A prima vista può sembrare un controsenso e può trarre in inganno, ma funziona così. Su questo valore non vi posso dare un'indicazione precisa perché cambia moltissimo a seconda della tipologia di auto e soprattutto del gusto di ognuno di noi. Quello che piace fare a me è tenere il valore della forza il più alto possibile, senza mai arrivare al clipping e ovviamente senza doversi per forza spezzare le mani. Più è alta la forza e più il feedback è ricco di informazioni e dettagli anche alle basse velocità, e questo aiuta sicuramente a migliorare la percezione di tutto quello che succede sulla vettura. Passiamo adesso ai gradi volante. In questo caso il mio consiglio è quello di lasciare il valore a 900 gradi per tutte le auto. Sarà poi iRacing ad adattare automaticamente i gradi volante ad ogni specifica vettura. La Mazda MX-5 avrà 900 gradi di rotazione, 450 a sinistra e 450 a destra. La Dallara LMP2 ne avrà in totale 450, mentre la Formula 3 circa 360, divisi in 180 a sinistra e 180 a destra. Stesso discorso per il Bump Stop Range, lasciamolo a 900 gradi e sarà poi il simulatore che in base al tipo di auto regolerà di conseguenza il termine corsa del volante in maniera automatica. Possiamo invece regolare il feeling del Bump Stop. Scegliendo Hard il fine corsa sarà molto duro, come se ci fosse un muro al termine della rotazione, mentre spostandosi su Medium e Soft il Bump Stop diventerà progressivamente meno rigido e si potrà quindi andare oltre applicando una discreta forza. Qui è una questione di gusti ed è un valore che non influisce per niente sulla guida. Io preferisco tenerlo su Hard. Il Force Reconstruction Filter è un filtro proprietario di SimuCube ed era già presente sul SimuCube 1.
Questo filtro rielabora il segnale crudo proveniente dal simulatore rimuovendo la scalettatura per rendere il feedback più fluido e meno spigoloso. Su iRacing il force feedback lavora ad una frequenza di 60 Hz e con segnale non filtrato si avvertono degli scatti evidenti durante la rotazione del volante e il feedback è ruvido, rugoso e rumoroso. Già impostando il Forza Reconstruction Filter a 1, il feedback diventa più fluido e silenzioso e aumentando ancora questo valore la sensazione di fluidità e la silenziosità aumenteranno gradualmente. Di solito l'Optimum varia dai 2 ai 5. Non esagerate mai con questo filtro in quanto più è alto e più aggiunge latenza. Nelle opzioni infatti il valore 1 è indicato come fast, mentre 10 è indicato come slow. Il Torque Bandwidth Limit è invece un filtro passabasso. Un filtro passabasso elimina tutte le frequenze al di sopra di quella indicata, lasciando passare le frequenze più basse. Se impostiamo ad esempio un valore come 2200 Hz, il sistema lascerà passare solo le frequenze al di sotto di questo valore, tagliando invece tutte le frequenze al di sopra. Si può lavorare su questo filtro per ridurre eventuali rumori provenienti dal motore e rendere il force feedback più fluido. Onestamente, anche cambiando i valori non ho notato differenze tangibili su iRacing. Io terrei il filtro in un intervallo compreso tra 2200 Hz e Unlimited, che sono poi i range consigliati da Granite Device. Passiamo a dare un'occhiata al dumping, al friction e all'inerzia. Ricordo che questi tre filtri sono applicati direttamente al motore e potrete apprezzarne gli effetti anche sul desktop, senza per forza essere in game. Il dumping è una sorta di smorzamento che frena in modo costante la rotazione del volante. Più è alto e più si fa fatica a ruotarlo ed è usato per aggiungere un feedback reale alla guida o per rallentare la reattività del volante. Il friction aggiunge frizione al motore ed agisce solo nel frenare la rotazione iniziale, mentre si annulla durante i movimenti rapidi, come ad esempio i controsterzi. È utilizzato per simulare la frizione delle ruote sull'asfalto. Il settaggio di questi due filtri è una questione di gusti. C'è chi preferisce un feedback più libero e reattivo e chi invece lo preferisce più frenato e meno rapido nelle reazioni. Il consiglio è quello di trovare il settaggio che più si adatta al vostro gusto e al vostro stile di guida, procedendo gradualmente, senza però esagerare, perché questi filtri riducono la reattività del volante. Azzerate tutti i filtri e procedete ad aumentare quello che vi interessa in modo graduale, in modo da percepirne gli effetti in tempo reale sul volante. L'inerzia aggiunge inerzia al motore e ne aumenta lo slancio rotativo. È un effetto molto utile per aggiungere un effetto peso al volante e per frenare eventuali oscillazioni. Questo è uno dei filtri che deve variare molto in base alla tipologia di auto. Auto stradali e GT avranno bisogno di un valore di inerzia più basso, mentre prototipi e le formula necessitano di valori più aggressivi per diminuire le oscillazioni. Prendiamo ad esempio la Dallara F3 su iRacing. Se usate valori cospicui di forza, il volante inizierà ad oscillare in modo vistoso ed innaturale non appena togliete le mani dal volante. Aumentando pian piano l'inerzia troverete il valore giusto in grado di ridurre, se non eliminare del tutto, le oscillazioni. Il valore dell'inerzia dipende quindi sia dalla tipologia di vettura che in modo direttamente proporzionale dal livello di force feedback da voi utilizzato. Lo Static Force Reduction è un'esclusiva dei volanti SimCube ed è uno dei nuovi filtri arrivati con l'introduzione del SimCube 2 ed è stato successivamente implementato anche sul SimCube 1. Questo filtro riduce le forze statiche ed è utile per aumentare i valori di force feedback senza far diventare il volante troppo duro da ruotare. Spesso si sente la necessità di aumentare il force feedback perché alle basse velocità si vorrebbe avere un feedback più corposo. Aumentandolo però l'auto diventa praticamente inguidabile alle alte velocità ed è in questo caso che torna utile lo Static Force Reduction. Per comprendere meglio il concetto prendiamo ad esempio la McLaren MP430. Questa vettura, complice anche la presenza del servosterzo, ha alle basse velocità un force feedback un po' troppo morbido per i miei gusti, che non mi permette di percepire le reazioni e soprattutto sentire bene la vettura tra le mani. Per risolvere questo inconveniente potrei aumentare il volume del force feedback, ma poi il volante risulterebbe troppo duro da ruotare nei curvoni veloci. Aumentando invece lo Static Force Reduction, sono in grado di aumentare il volume del force feedback senza l'inconveniente della forza eccessiva alle alte velocità. Anche in questo caso, come tutti gli altri casi, rinnovo il mio consiglio. Non esagerate con i valori e procedete gradualmente fino a trovare il vostro optimum.
Anche lo slew rate limiter è uno dei filtri proprietari di SimoCube. Lo slew rate è la reattività del motore ad erogare coppia nell'unità di tempo, infatti viene misurata in Nm su millisecondo. Tutti i modelli di SimoCube hanno dei valori eccezionali di slew rate e questo filtro è molto utile per ridurre la reattività del volante. Possiamo scegliere di avere un volante super veloce e reattivo o un volante meno rapido. Il valore di questo filtro deve essere scelto con cura in base alle vostre preferenze e al tipo di auto utilizzato. Va da sé che auto molto leggere, con delle sospensioni molto rigide, con pochissimo rollio e beccheggio come una Formula 3, abbiano delle reazioni rapidissime, mentre auto semistradali come la MX5, con sospensioni morbide e un rollio accentuato, siano meno reattive, più soffici e lenti nelle reazioni. In linea teorica, su una Formula va usato uno slew rate elevato per avere un volante super reattivo e che ci permetta di conseguenza di essere precisi e di correggere la vettura alla velocità della luce. Su una GT o peggio ancora su una stradale le reazioni sono più lente e misurate e possiamo quindi scendere con lo slew rate in modo da rendere le reazioni del volante più credibili e verosimili. Anche in questo caso vale lo stesso consiglio dato con gli altri filtri. Trovate il valore di slew rate che più si confà alle vostre esigenze e ai vostri gusti. Anche l'Ultra Low Latency Mode è un'esclusiva di SimoCube 2. Questo filtro cerca di ridurre la latenza soprattutto su simulatori che hanno una bassa velocità di aggiornamento del force feedback. Per iRacing, Granite Device indica 15% come valore quasi perfetto. Siamo arrivati al termine del video e prima di salutarvi volevo fare due piccole precisazioni. La prima è che non sono assolutamente il detentore della verità sui settaggi del force feedback su iRacing né per quanto riguarda il SimoCube 1 né per qualsiasi altra base volante. Ho cercato e cercherò di farlo in futuro di trasmettervi le mie conoscenze maturate in anni di esperienza. La seconda è che settaggi e filtri che abbiamo visto all'interno di questo video sono utili più che altro per iRacing, ma possono essere utilizzati come base anche per altri simulatori. Volevo lasciarvi con due piccoli consigli. Il primo è quello di creare un profilo personalizzato per ogni auto all'interno di iRacing. È impensabile utilizzare lo stesso identico settaggio per una MX5 e una MP430. Ci sono troppe differenze in ballo per lasciare il settaggio identico. Bisogna per forza di cose intervenire su più parametri. Il secondo consiglio è quello di utilizzare le informazioni presenti all'interno del video, come di altri video presenti sul web, per ottimizzare la vostra esperienza di force feedback, seguendo il vostro piacere di guida e non il mio e né quello di nessun altro. Credo che sia tutto, ci vediamo in un prossimo video e per oggi vi auguro buona giornata!